può una partita della Roma contro l'ultima in classifica, già quasi retrocessa, essere facile? Assolutamente no, l'abbiamo visto miliardi di volte nella nostra storia, però per fortuna alla fine ce l'abbiamo fatta, la voce è totalmente andata via, Carles Perez, anche in maniera un po' incomprensibile, e Smalling ci hanno regalato questa vittoria fondamentale, pesantissima per la classifica, perché restiamo al quinto posto, viste le vittorie della Juve, della Lazio, della Fiorentina, insomma era fondamentale vincere questa partita per restare al quinto posto. Ha perso l'Atalanta, quindi guadagniamo 3 punti molto importanti su una rivale per la lotta all'Europa League. Restiamo a 5 punti dalla Juventus, abbiamo un calendario difficilissimo con le trasferte a Napoli e a Milano, però insomma meglio stare a 5 che a 7 o che a 8. Sulla partita, che dire, male fino a un quarto d'ora dal termine, perché veramente la prima occasione da rete la Roma l'ha creata al 60° con Felix su un colpo di testa sbagliato da ottima posizione. Per il resto veramente abbiamo giocato male, come al solito, oserei dire, perché comunque anche in conference col Bodo non abbiamo giocato granché bene, col Vitesse siamo passati un po' fortunosamente, insomma non è un periodo e tutta la stagione che la Roma gioca bene, non ha una grandissima idea di gioco. Ogni tanto capita qualche buona partita come il derby, come con l'Atalanta, sia l'andata che il ritorno, però sono veramente purtroppo delle eccezioni. La normalità è questa, una squadra con tanti giocatori. Verdone diceva: sto fiume ci serve o non ci serve? Io dico: quali di questi giocatori ci servono veramente? Perché veramente Esciaraui, Cristante, Felix, questo Zaniolo, onestamente è entrato, si è mangiato un gol, aveva 2 palloni da tenere sulla bandierina, gliel'ha regalati a loro, nulla di buono, nulla di importante, veramente non lo so, c'è da lavorarci ancora tanto. A centrocampo Cristante male, Sergio Oliveira così, Mkhitaryan benino, ma insomma molto discontinuo rispetto alle ottime prove degli ultimi periodi. Insomma, veramente di questi giocatori non so quali possano tornare utili per il futuro, veramente non è una bella situazione. Però l'importante alla fine è sempre il risultato, per cui oggi godiamo di questa vittoria, quinto posto consolidato per il momento, ma soprattutto arriviamo alla partita di giovedì con un bel entusiasmo. Questa vittoria in extremis, 81esimo-84esimo, ci dà veramente tanta energia, perché arrivarci con un pareggio o con una sconfitta era veramente brutto. Ci arriviamo con una vittoria che era importantissima, classifica sì, ma anche e forse soprattutto per la partita di giovedì, perché veramente la Roma ha ottime possibilità di andare avanti in quella competizione, certo non giocando così, però abbiamo buone possibilità, eravamo i favoriti prima delle gare di andata della competizione, quindi ci dobbiamo credere, la partita è fattibile, siamo favoriti a 1,30 per i bookmaker, cioè serve veramente poco per arrivare in semifinale e assaporare un'altra semifinale europea dopo quella col Barcellona in Champions, dopo quella con il Liverpool in Champions, scusate, e dopo quella con il Manchester United la stagione scorsa. Quindi forza Roma, prendiamoci questi 3 punti e questa voce che è andata via, e ci vediamo sempre qua giovedì, sempre qua, stesso posto, speriamo di raccontare un bel passaggio del turno e una bella partita dei nostri. Ciao a tutti amici, forza Roma.